Buonasera, questo è Fuori dal Comune, un programma che va in diretta streaming dagli studi di Lego Cittadino. Potete vederci e ascoltarci sul sito web www.ecocittadino.com. Questa sera parliamo di Partito Democratico, parliamo della guerra democratica che sta fratturando gli esponenti del PD sia nel circolo di Fachino e anche a livello provinciale, regionale e nazionale. Presento subito i nostri ospiti, che sono il consigliere comunale del Partito Democratico Roberto Bruno, buonasera. Buonasera e grazie per l'invito alla trasmissione. Il segretario del circolo cittadino del Partito Democratico Marco Lao, rieletto la scorsa settimana, buonasera Lao. Vi ringrazio anche per l'invito e buonasera a tutti. Il tema è caldo, ieri si è svolto il congresso provinciale siracusano del Partito Democratico, anzi sono svolti i congressi provinciali siracusani del Partito Democratico. Ho finito ora di ascoltare praticamente l'intera intervista dove si dibattono dei temi che riguardano il Partito Democratico e ne ho tratto una impressione che ora cercherò di esplicitare nel corso dei prossimi minuti per evidenziare come, al di là delle diatribe che sono a livello nazionale dove praticamente si scontrano e si incontrano nel nuovo partito, che praticamente in effetti è come se fossero due partiti che si fronteggiano, con il risultato ottimale che praticamente in quel di Fachino è stato impedito a quell'altra parte di partito, il Partito Democratico, tanto che poi hanno fatto a livello provinciale un loro congresso che di fatto sancisce una rottura verticale tra gli elementi in campo. Cioè, da questo possiamo dedurre che mentre in altre realtà c'è, anche se aspra, una mediazione al fine di determinare democraticamente quelle che sono le problematiche, l'evoluzione del nuovo partito che si fronteggia, e si fronteggiano due modi di vedere il partito, prevalentemente, o forse quattro, però insomma è una situazione che praticamente diventa intollerabile a Fachino nel momento in cui un gruppo di ragazzi, per quanto ho capito, sono stati respinti dall'iscrizione, circa una cinquantina, se facciamo i conti 53 a 7 il risultato finale. Se fossero subentrate quelle 50 persone che sono state democraticamente respinte, perché all'atto della tessera qualcuno gli ha voluto fare l'interrogatorio per quale motivo siete venuti qua, che già è un'indisposizione proprio fisica a accogliere della gente, se si vuole fare un partito che poi nel percorso lineare dettato dal signor Lao, che tra l'altro trovo inadeguato come partito, come segretario, al di là delle disquisizioni di natura personale, della stima che posso provare alla persona, però si evidenzia con tutta evidenza che questo ragazzo non è all'altezza del compito di fare il segretario di un partito. Questo Lao mi deve scusare, niente di personale, ma qui si sta parlando di politica. E politicamente trovo inadeguato il suo modo di esporre le cose. Mentre dall'altra parte appare con tutta evidenza che il vero deo ex machina del partito di Fachino è il signor Bruno, che praticamente attraverso un suo progetto personale, che è partito già dal 2000 quando era segretario dei DS, praticamente il suo percorso è quello appunto di arrivare alle prossime amministrative come candidato all'elezione per il sindaco di Fachino. Con questo non voglio togliere nessuna ambizione a livello personale, perché ognuno ha le sue ambizioni, ma se le sue ambizioni devono coincidere con il mantenere dal 2000 ad oggi, alle ultime elezioni, il partito sempre con lo stesso numero di voti, evidentemente
quello che non si vuole fare all'interno del partito, cioè fare entrare nuove forze giovanili, lo si farà quando poi si espliciteranno le coalizioni per poter avere i voti per fare il sindaco. Allora, e non ora, secondo me verranno meno tutte quelle lapazze, diciamo, che si mettono ora per impedire a chiunque di prendere in mano il partito, perché la linea dettata ed scritta dal segretario del partito, quella linearità fatta di punti, praticamente ben determinata, ben individuata, e quella è praticamente la linea politica che verrà portata avanti, e con tutte le forze e sforzi locali si sta tentando appunto di portare avanti al fine di decretare, senza primarie, senza nessuna democrazia in effetti, perché ci si parla di essere democratici, ci si apre al mondo, però poi si respingono 50 ragazzi che vogliono praticamente, al di là di quello che possono essere le articolazioni sottobanco, al di là di quelle che possono essere praticamente le truppe fotiane o altre condizioni più generali che francamente fanno parte della dialettica politica del Partito Democratico, anche perché Foti non è che uno che viene, sì, viene dalla Democrazia Cristiana, e tra l'altro, per fatto storico, visto che ogni tanto si parla di storia, devo ricordare al segretario e anche al consigliere comunale che il signor Foti, quando era nella Democrazia Cristiana, guarda caso, appoggiava il fratello maggiore di Lao, perché allora si presentò nell'88 con la Democrazia Cristiana, per cui questo, diciamo, fare la storia per poi non vedere la storia com'è, di fatto praticamente potrebbe evidentemente nuocere a quella che è la verità storica che appunto si va declamando. L'impressione che hanno tratto di questa intervista è veramente che conferma praticamente questo fortino del Partito Democratico, dove alle belle parole non si svolgono poi i fatti che vengono declamati, l'apertura, noi siamo apertissimi, siamo quelli, siamo quell'altro, però di fatto e si vede chiaramente come da casamento del grande Partito Democratico che si impernia sulla figura di Marziano, praticamente il signor Bruno ha portato, sfasciando anche quelle che sono le prospettive storiche di portare, diciamo, la sinistra al governo della nazionale, praticamente, che può essere anche non condivisa come percorso, per carità, però a questo percorso di natura storica più generale si intersecano le situazioni locali, che sono palesemente districate e viste nell'ottica di mantenere praticamente a Pachino quella componente all'interno del Partito Democratico, per poi portare avanti, senza, ripeto, le primarie, alla candidatura a sindaco del consigliere Bruno. Questo è il suo programma, nessuno gli può praticamente impedire di avere dei programmi, però avere dei programmi per sé e danneggiare il partito oltremodo mi sembra che sia una missione impossibile nel momento in cui non si cerca minimamente come dirigenti, di fare crescere quello che il giornalista, come domanda specifica, ha posto, dicendo che da 10-15 anni a questa parte questo partito a Pachino prende lo stesso numero di voti, e non si capisce, per il principio di contraddizione, com'è possibile che 50 persone vengano a iscriversi al partito e vengano respinte solo per una mera numerazione di voti che servono poi a determinare praticamente la vittoria nell'ambito del circolo di Pachino. Questa è praticamente è la raffigurazione esatta di
della poca coerenza tra il dire e il fare quando poi si parla di territorio, quando poi si parla di amministrazione e quando poi si parla dei risultati raggiunti, si vede chiaramente che i risultati vengono a mancare, anche giustamente per il numero di rappresentanza organizzata al fine di determinare una posizione valida per scardinare una volta per tutte quella che è questo tipo di mentalità che loro vogliono debellare, ma in effetti la loro azione politica non è in grado e non è stata in grado, è la dimostrazione dell'ultimo congresso, che non si fa nulla per crescere, ma si fa soltanto una politica tesa praticamente a riconfigurare e a ridefinire e a riconfigurarsi come l'alternativa di se stessi, per cui si vede altamente un'autoreferenzialità quando poi si casca nel ridicolo, nel definire praticamente la data anagrafica come sicuro prospetto di giovanilità. Non è detto che la giovanilità rappresentata in effetti poi non possa essere codificata e rappresentata nei comportamenti come praticamente una statica uno statico modo di vedere, perché non si vedono alternative a se stessi, perché praticamente non si ha il coraggio di confrontarsi con altre componenti vive nel territorio che praticamente sono state respinte in un modo, diciamo, poco democratico, anche se poi ci appelliamo di essere democratici, perché intravediamo nelle azioni degli altri la malafede per poter conquistare praticamente quella torta che si è decisi che ci si mangia da soli. Questo è quanto, io vi invito cordiali saluti e mi dispiace per Pachino e per le prospettive nuove che dovevano essere innescate da un gruppo dirigente capace davvero di inverare, di sceverare e di portare avanti e far partecipare attivamente forze giovanili o meno, non è detto che siano per forze giovanili, ma che abbiano in effetti la prospettiva politica di poter determinare un cambiamento reale nelle situazioni economiche, sociali e politiche che vive Pachino. Io vi saluto e vi auguro buona giornata.